Enigma della democrazia. Abbiamo detto che oggi ci occupiamo molto dei paradossi della democrazia, ne abbiamo avuto un saggio prima con il tema della propaganda e della lingua, della democrazia e della retorica comunicativa. Abbiamo qui, e veramente la ringrazio molto di essere qui in carne ed ossa, tutti mi chiedono se Nadia Orbinati sarà qui in presenza, è qui e la ringraziamo moltissimo. E... Tutti la conoscete, politologa della Columbia University di New York e hm, ha appena scritto Democrazia a Fascista insieme a eh, Gabriele Pedullà, che è pure qui presente, professore di letteratura italiana e letteratura contemporanea e letteratura comparata all'Università di Roma. Insieme a loro, Tommaso Bobbio, che ehm, e qui, eh, così eh, che ci darà uno spunto in chiave, eh, in chiave comparativa, perché insegna storia dell'Asia meridionale all'Università di Torino e ha in uscita, nell'autunno immagino, storia dell'India contemporanea. A coordinare la loro conversazione sarà Nicola Gasbarro, antropologo e presidente del Comitato Scientifico di Vicino Lontano. Grazie per essere qui, scusate per la mia voce, non abbiamo scelto. Benvenute e benvenuti. Enigma Democrazia. Vuole cercare di analizzare la grande contraddizione tra i miliardi di persone che andranno a votare nel 2024 e la scarsità di democrazia sostanziale che caratterizza proprio queste elezioni. Pensate, si vota in Iran, in Russia, in Bielorussia, nel Regno Unito, in Europa, in India, in Pakistan in Bangladesh, in Indonesia, in USA, in Messico e poi Algeria, Tunisia, Ghana. Insomma, l'elenco non finisce più. Eppure pare che pare, e siamo quasi certi che la democrazia non sta tanto bene. Se gli indici americani dicono che i veri democratici tra tutti questi miliardi di persone sono circa l'8%, quindi... Quando io ho chiamato Nadia Urbinati per questa cosa, che ringrazio perché è sempre affettuosa con Vicino Lontano e ogni volta che la chiamiamo lei viene molto volentieri, è diventata un'amica. Quindi grazie da parte di Vicino Lontano te in maniera particolare. Nadia mi diceva, beh sai Nicola il problema è che la democrazia è diventata un enigma. Allora io subito ho preso la sua definizione e l'ho messa come titolo. E Pensavo, così entriamo subito nel, nella carne viva, pensavo che questo enigma caratterizza soprattutto, anzi prima di tutto, la prima democrazia del mondo e poi la più grande democrazia del mondo, cioè gli Stati Uniti e l'India. In mezzo poi c'è questo povero paese che chiamiamo Italia, in mezzo a questo grande... Eh, come dire, questa grande umanità che andrà al voto, anche noi ci andremo per fortuna per votare in Europa, ma che ha un, da cui, di cui non possiamo fare a meno di pensare. Per cui abbiamo invitato l'amico e professore Gabriele Pedullà proprio perché è letterato e si è occupato di, direttamente di politica italiana con questo libro che vi è stato mostrato. Sulla democrazia fascista. Perché attenzione che democrazia fascista è una definizione nuova, ma vedremo molto significativa. Però consentitemi di cominciare con Nadia, perché la democrazia americana non mi pare sia molto meglio, voglio dire. Primo, lei poi insegna anche alla Colombia, quindi quando ci ricapita un'occasione per discutere di cose della Colombia. No? Voi sapete che in America, a cominciare proprio dalla Columbia, ci sono molte contestazioni studentesche. Tra parentesi, diffidate di chi vuole indicare ai giovani come devono contestare, perché se i giovani contestano le generazioni passate e noi vogliamo dire pure come ci devono contestare, mi pare esagerato. Quindi voglio dire, di fronte a questo o siamo aperti o reprimiamo. Peccato che nelle democrazie prevalga la repressione, ma questo credo sia un argomento che toccheremo. Cioè, io mi interrogavo, dico "Ma l'America, che è la più grande una prima democrazia del mondo, reprime gli studenti". Diciamo la verità, i due candidati presidenti non è che siano l'eccellenza della politica. Beh, o c'è qualcosa che non funziona dei meccanismi di selezione della, della classe dirigente? O c'è qualcosa ancora di più profondo di una società civile americana che si sta arrendendo a meccanismi globali di cui non percepisce i pericoli? Insomma, Nadia, ma questo Dio d'America si è un po' distratto? Eh, sì, sì, ecco. Bene, grazie allora eh, per avermi qui eh, di nuovo. Eh cominciamo subito a parlare perché quel tempo che va giù mi angoscia quindi... non lo guardare cioè, tu guarda, eh, 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 guarda il pubblico non ti preoccupare io farei una distinzione per quanto riguarda Parliamo di, prima di Colombia e poi vado all'America è importante però perché si leggono cose un po' strane nel nostro paese sui giornali Dunque c'è una distinzione da fare tra università private e università pubbliche negli Stati Uniti. Delle università pubbliche la polizia viene spedita e mandata dai governatori e dai sindaci direttamente, non è che ci sia il, il preside o il, il rettore che li chiami, eh, si consultano e poi viene mandato, come in Italia succede quando ci sono dimostrazioni nelle università, perché sono università all'interno del contesto pubblico, e quindi dell'ordine pubblico interamente inteso. Le università private sono piccole repubbliche autonome e devono gestire, hanno la polizia interna, e devono gestire da sole i problemi che eventualmente, vogliono gestire da sole i problemi che eventualmente hanno succede raramente ed è successo a Colombia in due occasioni nel 68 e in questo mese che i rettori chiamino la polizia in questo caso di New York la chiamino per reprimere o per intervenire perché? Perché non vogliono, nel caso del 68 lasciamolo stare perché è un lungo discorso che ci porterebbe fuori, in questo caso per una ragione che ha a che fare con la governance della, eh, della, della multinazionale che si chiama Columbia University, è una multinazionale nella quale il momento educativo è una parte ma non è il tutto e, e la, la preside non viene dal mondo accademico, pensiamo questo, non è un'accademica. Un è una, una signora molto quotata a livello internazionale, lavora, ha, avuto, ha avuto esperienze nei sistemi, eh, negli, eh, negli istituti internazionali finanziari, dal Fondo Monetario alla banca mh, na, eh, inglese e poi eccetera. Quindi non ha una, um, una funzione che è quella di essere legata. Capace di governare un'università dove la ricerca e la cultura devono stare insieme ovviamente alla, alla buon governo e quindi anche economico. Lei è, è, ha un compito ben preciso che è quello di tutelare gli interessi che il board ha. Il board sono il consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione gestisce i nostri stipendi come gestisce l'organizzazione dell'università e gestisce naturalmente le donazioni che vengono da coloro che hanno studiato o comunque sono legati a questa università. Quindi lei aveva questo compito e l'ha portato um, avanti in una maniera direi impeccabile, cioè whatever it takes. Eh, come direbbe Draghi, qualunque cosa necessaria si faccia se la si deve fare. E quindi, questa nuova rettrice è per conquistarsi in qualche modo anche la benemerenza dei politici. Sul campus per la prima volta abbiamo avuto sia un rappresentante repubblicano che un rappresentante eh, democratico e poi è stata, in, come sappiamo, interrogata dalla Commissione eh, di Analisi del, di termometro dell'antisemitismo nelle università americane. Lei si è guardata bene dal essere un po' troppo autonoma rispetto a quello che chiedevano lei e ha promesso che avrebbe fatto tutto il necessario e tutto il necessario fatto. E lo ha fatto impedendo una, la prima volta che è intervenuta, scusate se mi dilungo, poi finisco subito, la prima volta che è intervenuta, cioè il 17-18 il 18 aprile, lo ha fatto con la polizia intendevo, in relazione a un, un, un piccolo cambeggio, sono sei tende c'erano e un centinaio di ragazzi che si turnavano giorno e notte. E avevano un codice di comportamento. Si erano dati un codice di comportamento ammirevole, di governo diciamo, autodemocratico, per cui non dovevano fumare marijuana, sapete che è illegale, là, non dovevano avere alcol. Cioè, si erano dati un sistema di governo della loro diciamo, manifestazione. E non c'erano eh, diciamo così violenze, nessuno, c'erano parole che probabilmente erano, sono state codificate come antisemite, non so, dalla, eh, da, dal fiume al mare, o eh, queste cose che sono anche per molti, eh, me, miei colleghi e studenti, sono un poco intollerabili, è vero, o non accettabili. Però da questo punto di vista cioè, il discorso è quello del fino a che punto c'è la libertà di espressione. Ecco. Allora, si può chiamare la polizia per la libertà di espressione? tra le altre espressioni si discute è un'università non è che tu chiami la polizia per bastonare e mettere in galera chi parla e loro invece hanno bastonato e messo in galera per 24 ore e poi hanno sospeso ora si è letto in Italia che questi sono ricchi quindi chi se ne frega degli studenti ricchi che vengono spediti guardate che è il contrario perché hanno molto da perdere questi studenti ricchi ma molto di più di coloro che non hanno da perdere e quindi hanno da perdere un futuro di, di una garanzia di e l'hanno persa perché nessuna altra università, Ivy, grande università, potrà accettarli e potrà in inserirli. O potrà... E quindi è un'azione puramente di governance: e in Italia va tanto di moda adesso questa parola, governabilità. Eh, essere governati, essere oggetto di governo e non essere parte del governo o della discussione su che cosa bisogna fare. Ed è questo un segno che ha a che fare, secondo me, con il mutamento di clima delle democrazie negli Stati Uniti come da noi e nei campus americani, quelli privati, lasciamo stare i pubblici, che lì è una questione diversa, hanno mostrato che, è che sempre più l'intervento eh, di, di fronte a contestazioni verbali è un intervento di intolleranza, non, non, non ci sono molti spazi e questo non è un bene, cosa c'entra questo con la democrazia, io vorrei chiederlo a coloro che sostengono queste posizioni, devono spiegarci perché da un punto di vista democratico e come possano spiegare l'intervento di repressione nei confronti delle parole. Ecco, e questo è già qualcosa che eh, la democrazia ha questo di problema oggi, è un problema di libertà. Ecco perché l'amico Pedulla è, diciamo così, giusto, perché si occupa di repubblicanesimo, di Machiavelli, cioè di libertà politica e pubblica. E noi abbiamo questo problema oggi, democrazia che sono... Sempre più in, incapace di vivere con la libertà, che è pluralità. È sullo scontro che c'è in America tra e i due è rispe... candidati. Ed è, su questo, ed è su questo, indubbiamente, perché come ha detto Trump, per me la differenza tra governare e l'uso della forza dipende dal, dal contesto, dall'occasione. Quindi, forza libertà politica, ma figuriamoci. Quindi c'è il rischio ovviamente che questo, questa deriva, diciamo, illiberale porti a Trump al governo, perché no? L'altro eh, si comporta in una maniera molto compromissoria, del resto non ha molte possibilità di fare altro, devo dire, in questo momento, quindi io mh, no, no, non è che si possa scegliere tra Biden e Trump, si sceglie Biden e punto, non c'è una, non una eh, o, o no, no. O, oppure si va altrove. Perché Trump ha detto che lui, per lui usare la forza è un fatto normale, dipende, quindi non si può essere, non c'è alternativa a Biden, non, non esiste un'alternativa a Biden. Il problema delle democrazie è che sono oggi sempre più eh, senza, senza alternativa. alternativa. Gabriele, ti ha già chiamato in causa. Eh, secondo questo indice americano, con l'attendibilità che può avere l'Italia al 34° posto, credo, quindi è già una bella introduzione al vostro libro. Però io vorrei che tu indicassi al pubblico che non ha ancora letto il libro, che ovviamente invito a fare perché è un libro bellissimo. Eh, potete tranquillamente mostrarlo, non c'è problema. Almeno indica due o tre elementi veloci che ti sembrano più importanti per dire quando una democrazia, è affascista. Allora, ecco, noi siamo, diciamo così, ci siamo mossi eh, su due linee con il, nostro, con il nostro libro. Da un lato, una linea possiamo dire storica, cercando di capire da dove viene la situazione, la situazione attuale. Beh, ogni tanto ci si, ci si spaventa. Eh, ma si guarda eh, indietro e si vede che alcuni fenomeni, spesso i più spaventosi, per Trump forse potremmo dire lo stesso, insomma, no? hanno delle radici profondissime. Quindi da un lato storicamente cerchiamo di ricostruire eh, quali sono, come dire, dove comincia una involuzione democratica, non solo a livello italiano, che è andato erodendo la capacità di partecipazione dei cittadini e la cosa che nominava adesso Nadia, che è ancora più spaventosa, forse: è le loro protezioni. Perché noi come dire, teniamo molto, e ci tenevano coloro che hanno scritto la nostra Costituzione, le protezioni dei cittadini contro. La violenza di uno Stato che smettesse di tutelare una serie di loro, di loro diritti. Ecco, noi siamo passati da una fase in cui si era ridotta la partecipazione dei cittadini nelle scelte, sostanzialmente, a una fase in cui quegli altri diritti, che sono dei diritti, come dire, di protezione, cominciano a venire meno. Da un lato ci siamo chiesti quando comincia questa storia, e questa storia noi la facciamo cominciare. 50 anni fa sostanzialmente quando viene creata questa commissione la commissione della trilaterale che è un'associazione completamente privata, eh, di miliardari. Rockefeller fu uno, il suo principale sponsor negli anni 70, per rispondere a un problema, che era quello di una parola che ha nominato Nadia, quella della governabilità. Il fatto che le, le democrazie, erano, si diceva, erano diventate ingovernabili. Perché? Perché i cittadini volevano partecipare alle scelte. Guardate, questo è molto interessante. Le democrazie, cioè il potere del popolo, il governo che assegna il potere al popolo, è ingovernabile perché il popolo vuole dire la sua? Negli anni '70 la Trilaterale organizza una serie di incontri che fissano un'agenda che descrive quasi una profezia, possiamo dire oggi, quello che sarebbe successo dopo. E questo è un club estremamente esclusivo. In Italia il principale sponsor di questo club esclusivo era l'avvocato Agnelli, all'epoca l'uomo più ricco d'Italia ma anche come dire, più influente sulla politica dei governi italiani, che ha riempito infatti il paese di autostrade, un paese che non ha invece le strade ferrate in confronto. No? Lo sviluppo ritardato in una certa fase dei treni rispetto al cosiddetto asfalto fu, tutti gli analisti internazionali lo dicevano, un grande regalo alla Fiat, di cui bisognava far vendere il maggior numero possibile di auto e poi di camion. Eh, e lì comincia come dire, una strada che porta all'erosione di alcuni principi scritti e di alcuni principi non scritti. I principi scritti di questa democrazia per l'Italia stanno nella nostra Costituzione, che è una Costituzione che è nata nel 1948. Ma è stata scritta tra il 1946 e il 1948 con eh, un avversario chiaro in mente, che noi chiamiamo un alter, utilizzando no, un termine latino nel, nel libro. Questo alter era il regime fascista da cui stavamo uscendo. Cioè, bisognava, e questo sono molto chiari al tempo dei dibattiti della Costituente, i rappresentanti dei partiti che hanno scritto e sottoscritto questa riforma. Bisognava costruire delle condizioni, che erano delle condizioni legislative ma anche sociali, che impedissero quello che era successo negli anni 20 e 30. Cioè, cosa era successo negli anni 20 e 30? Un consenso di massa per una soluzione autoritaria. E bisognava evitare che si saldassero come dire, gli interessi dei potentissimi, dei ricchissimi che temevano la democrazia con un popolo che si sentiva abbandonato, come era successo in Italia e in Francia, appunto, in Italia e in Germania, cioè i due paesi che poi avevano conosciuto l'esperienza dei totalitarismi di destra. Come facciamo a bloccare questo fenomeno? No, questo fenomeno si blocca con delle leggi, ma si blocca costruendo anche un certo tipo di società diversa. E guardate che su questo sono tutti d'accordo tra il 46 e il 48 i partiti che hanno scritto questa riforma. Eh, delle istituzioni italiane di base, cioè la nostra Costituzione, lo sono, lo sono i democristiani, lo sono i socialisti, lo sono i comunisti, lo sono i repubblicani. Allora eh, e tutti gli altri partiti, gli azionisti insomma, che erano rappresentati in quel momento in, in Parlamento, solo l'uomo qualunque che aveva dentro anche gli ex fascisti, insomma, invece si oppone eh, dichiaratamente e i liberali si oppongono a questa, questa riforma. Allora noi siamo, ci interessava capire dove è cominciata questa storia. Questa storia comincia allora, secondo noi, negli anni... Negli anni 70, è una storia che non ricostruiamo in tutti i suoi, i suoi tasselli, ma cerchiamo a un certo punto di individuare quattro punti che descrivono per differenza rispetto a, alla democrazia antifascista, che cosa vorrebbero che fossero la democrazia invece a fasciste. E questo è dedicato la seconda parte del nostro libro, quattro capitoli, sono dieci capitoli, ma quattro capitoli sono cercando di avere proprio questa dimensione, come dire, eh, descrittiva. Uno, la democrazia fascista tende ad essere avaloriale, cioè mentre le democrazie sono, tendenzialmente hanno un elemento militante, cioè, sostanzialmente dicono: noi non siamo soltanto, non ci occupiamo, il sistema democratico non si occupa soltanto di eh, eh, dirigere il traffico, stabilire chi governa e chi deve stare all'opposizione, propone una serie di principi propone una idea di società. E questo perché lo fa? Perché non può non fare altrimenti avendo un avversario sostanzialmente. E così sono scritte tutte le costituzioni. L'avversario per noi storicamente è stato il fascismo, potremmo dire che sono i totalitarismi, ma eh, sicuramente il fascismo nell'esperienza storica italiana. Secondo elemento è iper Allora guardate, uno dei principi fondamentali, questo che insegna la scienza politica, la politologia, la filosofia politica è che in un paese non c'è una maggioranza che governa, cioè una maggioranza che governa e un'opposizione che stimola la maggioranza che governa. Mussolini diceva: Io lo stimolo, lo trovo dentro me stesso. Eh, certo, ma perché Mussolini era un nemico della eh, democrazia. Chi crede nella democrazia invece pensa che quello stimolo è importante che il ruolo dell'opposizione è fondamentale mentre il governo sta operando perché per porre problemi, per controllare. Per sollevare nuove questioni che il governo non sarebbe interessato a eh, proporre. Una democrazia ipermaggioritaria tende invece a nascondere sostanzialmente questo tratto. Poi arriviamo al terzo punto. E questo guardate, sembra è esploso progressivamente a mano a mano che noi scrivevamo il libro. A un certo punto l'abbiamo scritto fino all'autunno scorso, a gennaio e abbiamo detto: ma sembrava che descrivessimo tutta una serie di scandali che stanno uscendo adesso. Cioè la, questa democrazia a fascista è una democrazia che tende ad essere notabiliare, che si è liberata dei partiti in qualche modo, ma che al loro posto, i partiti che sono stati un grande luogo in realtà di coinvolgimento dei cittadini, di elaborazione collettiva delle idee, e che eh, al loro posto cerca di costruire una casta. Ancora più forte di quella di cui i populismi hanno cercato di, di sfarci. In qualche modo, dialetticamente i populismi hanno distrutto i, hanno distrutto i partiti politici e propongono una casta che è molto più potente. Perché sostanzialmente quello che noi stiamo vedendo non sta tornando il sistema dei partiti in Italia, sta tornando un partito molto forte, Fratelli d'Italia, che vuole prendere tutto. E quindi questo è estremamente. E preoccupante, veramente preoccupantissimo. Quarto punto che forse li riassume tutti. Questo è un punto a me molto chiaro, eh, molto caro perché anni fa ho scritto un libro su Machiavelli e la teoria del conflitto. Machiavelli è stato il primo pensatore che ha detto che la forza del, di Roma antica, della Repubblica Romana, non era non, nonostante i conflitti tra Patrizia e Plebei, ma dipendeva dai conflitti regolati tra Patrizia e Plebei, l'anima della democrazia sono i conflitti. Ecco, guardate. Ehm, il problema della intolleranza di cui appunto parlava prima Nadia, e secondo me è stato molto giusto che lei abbia parlato degli Stati Uniti attraverso l'occhio di Colombia, perché lì vediamo delle cose, come dire, eh, che in realtà nel piccolo dell'università che descrivono la nostra situazione difficile attuale. L'intolleranza per il conflitto. Il conflitto che non vuol dire prendersi a martellate in testa, che vuol dire il conflitto delle idee, il dissenso. Eh, l'idea che quello sia il sale della discussione della democrazia della comunicazione politica lo dico perché ho assistito alla, eh, pre, al precedente incontro oh, oh, stamattina eh, eh, che eh, evidenziava esattamente questi punti ecco allora la, diciamo così nella parte Chiamiamolo così, più analitica del libro, non storica, ma analitica del presente, abbiamo scommesso sulla possibilità di individuare come dire, i quattro architravi. Ce ne potevano essere molti di più su cui si regge questo nuovo sistema: avaloriale, ipermaggioritaria, notabiliare, aconflittuale. Questa è la democrazia che non vuole più essere antifascista e che, invece, è afascista, con l'alfa privativo, insomma, semplicemente non fascista. Grazie. Mi veniva in testa sentendo di parlare un famoso detto di un americano molto più autorevole di me che diceva che quando penso che Dio è giusto, tremo per il mio paese. Io è da un bel po' di tempo che comincio a tremare, quindi regolatevi voi. Però vorrei uscire da, dal problema Italia e andare verso la più grande democrazia del mondo, almeno in termini demografici. No? Eh, si vota... Dal 14 aprile al primo giugno. Purtroppo è già previsto chi vince, ma questo è tutto un altro discorso. E, e, mi pare che manco la più grande democrazia del mondo se la passi bene. Tu che dici, Tommaso? Allora, ehm, intanto grazie per avermi qui e grazie a tutte e tutti per essere qua. Insomma, per essere un sabato mattina c'è una partecipazione davvero sorprendente. Allora, um, essendo uno storico, ho la tendenza a prendere le cose alla lontana, per cui. Di, di, non troppo, non troppo alla lontana. <ride> Anch'io terrò d'occhio il cronometro, così l'angelo della morte che ci guarda da lì. Allora, la democrazia indiana non se la passa molto bene. Um, un think tank svedese recentemente, Videm, l'ha tolta dalla lista dei paesi democratici, classificandola come autocrazia. Questo per dare l'idea. Uh, di quanto non se la passi bene. Io uh, sono d'accordo con questa definizione, ma allo stesso tempo, mh, non forse non così negativo, nel senso che sicuramente uh, direi malaticcia, forse. Um, ma è un paese che sta vivendo una fase di forte cambiamento che, ovviamente, si ripercuote anche sul sistema democratico. Allora, perché prenderla alla lontana? Perché. Uh, è stato detto e viene ripetuto costantemente che l'India è la più grande democrazia del mondo. Uh, effettivamente mh, siamo sotto elezioni in questo momento e uh, in questo momento sono chiamati a votare più di 800 milioni di persone, per cui dal punto di vista demografico indubbiamente è una democrazia uh, molto grande ed è un esercizio democratico straordinario perché c'è veramente tanta partecipazione popolare al voto. Cosa sta succedendo? Come ha detto Nicola Gasbarro, poc'anzi quasi sicuramente sappiamo già chi vincerà. Vincerà eh, l'attuale primo ministro che probabilmente verrà riconfermato per il terzo mandato consecutivo e quindi partiamo da lui. Chi è il primo ministro indiano oggi? Si chiama Narendra Modi ed è l'esponente diciamo, dell'ala estremista del partito della destra estremista eh, indiana, che si chiama BJP ed è un partito che eh, si identifica e propone all'elettorato un'idea di India che è radicalmente diversa dall'India che è stata creata dopo la fine del colonialismo, per cui per questo bisogna prenderla un pochino alla lontana. Eh, L'India nasce come Repubblica democratica nel 1947 e nasce attraverso una fase di lotta anticoloniale mh, molto forte, mh, molto lunga e molto complicata che per ora lasciamo stare. Però L'imprinting della, della lotta anticoloniale si eh, fissa nella Costituzione indiana, che è una delle costituzioni eh, novecentesche mh, più liberali e più mh, forti dal punto di vista dell'espressione dei valori democratici. Un'India che si identifica fortemente in alcuni valori. Il valore perno che, intorno a cui ruota la Costituzione è quello del secolarismo. Il secolarismo inteso non solo come estraneità del, dello Stato dalle questioni di materia religiosa, equidistanza dalle varie religioni, ma come un sistema di valori che mh, identifica lo Stato come agente attivo nei confronti delle, di tutte le sacche di marginalizzazione e di ineguaglianza all'interno della società indiana. Eh, il primo primo ministro del, dell'India indipendente, Nehru, Uh, amava definire l'India come una nazione dell'unità nella diversità, perché come sicuramente tutti sapete l'India è un paese di grandissime diversità, ci sono una miriade di etnie diverse, si parlano più di 20 lingue uh, ufficialmente riconosciute dal governo indiano come lingue ufficiali dello Stato, lingue che spesso non hanno niente a che vedere tra di loro, con alfabeti diversi, per cui c'è davvero un'espressione un di diversità. Uh, grandissima, un pluralismo uh, molto forte e ovviamente c'è la questione religiosa. Ci sono, in India sono rappresentate moltissime religioni diverse. Scusa, sì. Tommaso, accentuiamo un po' questo problema: cioè, il paradosso dell'India è che è passata da un paese multietnico e multireligioso. Il politeismo indiano risale, come dire, alla tradizione antica. E, come dicevi tu, lo stato laico di Nehru, di Gandhi, eccetera, aveva costruito. Poi, d'improvviso, d'improvviso si fa per dire, è diventato un paese che ha assorbito, in un concetto terrificante che si dice indutva, credo, che sarebbe l'induità, cioè l'induismo è diventato una sorta di monoteismo per contrapporsi al, all'Islam, cioè è diventato una sorta di, come dire, di pensiero forte della religione che si sostituisce anche ad una, alla madre india dei, dei sacri fondatori. Cioè che è successo in questo processo? Allora è successo, eh, ci arriviamo di nuovo ripartendo brevissimamente dal 1947. Cioè perché... non si è solo lontani, quello che mi spaventa, non mm. si è soltanto lontani da Gandhi, da Nero, cioè. siamo pure lontani dagli iscritti di Martinus Baum. Sì, cioè. sì. Allora, il concetto di indutra eh, giustamente l'hai chiamato in causa perché è quello a cui si allinea adesso il partito di Narendra Modi che identifica l'India con questo senso di induità che tradotto in termini spicci significa che solo gli hindù sono eh, ufficialmente riconoscibili, e identificabili come la nazione indiana. Tutti gli altri, i musulmani in primis, ma anche cristiani, cattolici, e tutte le religioni diciamo, non appartenenti, non nate nel subcontinente indiano, vengono viste come strane e potenzialmente minacciosi. Eh, Narendra Modi nel primo comizio te pubblico tenuto il giorno in cui sono iniziate le elezioni ha definito i musulmani come infiltrati, eh, chiamando di nuovo a un rischio di eh, passaggio di potere al alle comunità islamiche eh, in caso di sconfitta del BJP alle elezioni. Il concetto di indutva però non nasce oggi di nuovo, è un concetto che nasce negli anni venti eh, ed è molto interessante perché chi ha coniato quest'idea, che era un pensatore ovviamente eh, abbastanza estremista, con eh, collegamenti storicamente provati molto diretti con il fascismo e il nazismo eh, in Europa. Guarda caso. Guarda caso, eh, era, si definivate Per cui l'idea di indutva è un'idea che viene definita come etnonazionalista, nel senso che fa riferimento a un'idea di religiosità molto forte, ma trasferisce la religiosità su un livello più ampio dell'identità appunto nazionale dell'identità etnica. Per cui fanno parte di questo contenitore dell'indutva tutti gli Hindu, tutti i nati Hindu, a prescindere dalla loro aderenza a un sistema di valori religiosi, spirituali, eccetera. Uh, L'idea di indutva rimane sotto traccia per tutti gli anni, i primi anni dell'India democratica dopo il 47, anche perché la forte influenza di Nero e di Gandhi di fatto fa sì che fosse quasi una bestemmia parlare di Hindutva negli anni 50. Ricordiamo che Gandhi è stato ucciso da un estremista indù eh, che faceva parte dell'associazione, della più grande organizzazione dell'Hindutva in India. Per cui l'omicidio di Gandhi, la forte influenza di Nehru, che era un leader carismatico molto forte, fanno sì che l'Hindutva rimanga come idea eh, nascosta, ma appunto nascosta non inattiva. E dagli anni Ottanta si è assistita a un progressivo crescere di legittimità anche nel dibattito pubblico delle idee legate a questa quest idea: dell'idea che di fatto l'India appartenga agli indù e che i musulmani e tutti gli altri siano. E strani, siano stranieri, siano arrivati dopo, siano potenziali minacce al sistema democratico indiano e di fatto dagli anni 90 il BJP è diventato uno dei partiti più legittimati sulla scena nazionale. Complice anche ovviamente quella che oggi è l'opposizione, cioè il partito del congresso che non ha capito, non si è adeguata ai tempi, non, ha, non è riuscita a contrastare l'insorgere di questa ideologia. Ok, grazie per ora. Poi ci torniamo perché è un problema molto grosso che eh, non riguarda solo l'India. Volevo tornare un attimo mm, da Gabriele. Nel vostro libro, io ho trovato una cosa molto interessante eh, come alternativa diciamo, al fascismo delle, delle democrazie attuali ed è il ruolo. chiamiamo il ruolo degli intellettuali, per dirla con una parola grossa, degli anni passati, e cioè chi dà voce agli assenti e chi dà voce ai vinti. No? Questo è un problema grosso: se le democrazie hanno bisogno di opposizione, c'è bisogno anche di chi dà voce, come si dice, ai vinti e chi dà voce agli assenti. No? E la figura dell'intellettuale in questo senso mi pareva centrale come antitetica, per cui mi è sembrato che ci fosse un po' anche un duello tra letteratura e politica. No? Allora mi ha portato a riflettere sulla situazione attuale che voi avete già descritto molto di È vero che abbiamo un deficit di democrazia da cui deriva la fascismo, però, non ti pare che abbiamo anche un po' di deficit di? Di intellettuali che testimoniano seriamente gli assenti e i vinti? <ride> cioè, se io penso agli intellettuali italiani, beh, ma parliamo, parliamo male anche dei colleghi, tanto non, non ci costa niente. Dico, ma oggi chi è che in Italia rappresenta una letteratura che si ponga in termini di eccedenza rispetto al presente? e che quindi riproponga modelli di tipo diversi. Abbiamo visto che c'è una repressione, penso che ne so, agli eventi recenti che non, non nomino per carità di patria, ma voglio dire, sono, comunque sono delle voci, il caso Oscurati è una voce isolata, io trovo che c'è un silenzio assordante da questo punto di vista, qual è la tua impressione? Ripartiamo anche qui, come dire, un po' da lontano. È no? interessante perché le, la parola intellettuale è un neologismo importato dalla Francia alla fine degli anni, nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Prima è un aggettivo sostanzialmente, no? poi l'intellettuale diventa un sostantivo, no? una professione. Guardate, Prima non esiste il termine, né in francese né in nessun'altra lingua. Quando nasce l'intellettuale come quindi, soggetto Pubblico sociale nasce come persona che si schiera nel grande caso del processo Dreyfus, de il cosiddetto affare Dreyfus. Sapete, ci ha fatto anche un film qualche anno fa, Roman Polanski, il militare ebreo francese che viene accusato di aver passato dei segreti alla Germania, a un certo punto lo Stato Maggiore scopre che non è stato lui, scopre il colpevole, ma non può tornare indietro perché lo Stato Maggiore non può sbagliare, no? la Francia non può sbagliare e continua a insistere sulla sua colpevolezza, sostanzialmente perché la ragione di Stato dice così. Zola e una serie di altre figure lanciano, ma è Zola soprattutto, no? quindi grande scrittore, socialista, difensore degli oppressi, lancia il... La questione con un grande articolo, j'accuse, accuso. E lì nasce la figura dell'intellettuale. Lì, come dire, si divide l'intellettualità francese tra refusant e anti-refusard. E quello contami, come dire, contagia l'intera Europa, chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Nascono proprio due principi. Allora, secondo me l'elemento importante del rapporto tra intellettuali e politica, no? un tema che noi non trattiamo, ma che forse è implicito anche nei nostri, nelle, nostre, nelle nostre professioni, nel senso che. Come no? Come dire, il libro nasce da appunto, un, un, un letterato. Io, addirittura, scrivo narrativa. Narrati eh, eh, Nadia è un, una politologa. Abbiamo tanti punti dove le nostre cose si da incontrano. Da anche un senso alla nostra professione. Da un senso alla nostra professione, esattamente. Allora, eh, questa questione no, del, del de, appunto, dove, dove stanno gli intellettuali, che fine hanno fatto? Ecco, eh, quella origine, quell'origine dove il grande scrittore, lo scrittore più famoso in Europa del suo tempo difende un ebreo imprigionato e mandato in una eh, isola del diavolo in, eh, in Sud America, eh, sperando che muoia lì sostanzialmente, Bene, ha indicato una delle funzioni degli intellettuali nel XX secolo, che guardate è diversa dalla funzione tradizionale. Dell'intellettuale consigliere del principe, quando diciamo consigliere del principe pensiamo naturalmente a Machiavelli e al principe, cioè una figura di cui il potere ha sempre bisogno: il potere ha bisogno di un avvocato che ti scriva le leggi, un avvocato, un professore di giurisprudenza, un magistrato che ti scriva le leggi, ha bisogno di qualcuno che ti aiuti oggi a comunicare, in passato questo era meno importante, di un economista che ti aiuti a fare i conti. Guarda, gli intellettuali c'erano. Ci sono e ci saranno da questo punto di vista, magari meno i letterati. Una volta, per esempio, i politici amavano circondarsi dagli storici perché guardavano molto avanti e si domandavano: come giudicherà il futuro di me? Oggi che domina il presentismo, gli storici non sono così vicini ai politici. Però l'intellettuale nel Novecento è stato così importante perché è stato, un poco come il giornalismo, una forza terza, è stato il quarto potere, un'altra camera dello Stato, come dire, un luogo dove venivano posti dei problemi particolarmente scottanti e che per questo, come dire, spesso chi era dentro la mischia politica non riusciva a sollevare. Allora, qual è stata la grande età degli intellettuali in Italia? Guarda, io vi direi tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 80, per quale ragione? Ma guardate, perché il 45, la frattura del 45, la lotta contro il nazifascismo, ha creato anche una generazione di intellettuali che, per un periodo, dieci anni, guardate, non di più, hanno detto: Io devo mettere i miei dubbi, le mie incertezze, le mie domande, le mie domande scomode. Un caso da parte perché c'è un obiettivo: impedire che quella mostruosità si riproduca. E, e una parte considerevole dei migliori intellettuali italiani, per dieci anni, hanno sottoscritto una cambiale in bianco al progetto di edificare una società socialista secondo i modelli come dire, che oggi ci terrorizzano, dell'Europa orientale, sostanzialmente sovietica. Questo finisce nel 1956 con la destalinizzazione, il rapporto Khrushchev, l'invasione dell'Ungheria. E la cosa interessante è questo, che quegli stessi intellettuali, quasi tutti, escono dal PC, fondamentalmente, rimangono comunisti, questo è l'elemento interessante, ma diventano una voce di stimolo per tutta la democrazia italiana. E diventano negli anni 70 coloro che scrivono sui grandi giornali cosiddetti borghesi, dal Corriere della Sera, a Pasolini, a, 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 a Calvino che invece scrive prima sul Corriere e poi si trasferisce sulle pagine di Repubblica. E da lì realizzano quella funzione dell'intellettuale che non è la funzione di colui che sta sotto la politica organico. A me ha colpito molto questo libro di Giorgio Caravale che stimo molto che è un bravissimo storico moderno, che ha scritto un libro senza intellettuali, che descrive la politica di questi ultimi anni. La cosa che a lui colpisce è che gli intellettuali non stanno più nella corte dei politici, cioè ci stanno degli intellettuali tecnici sempre di più, non il grande intellettuale che ha la visione sostanzialmente. A me questo sì posso, può colpirmi, questa cosa, ma mi colpisce assai meno. La vera cosa che mi, in qualche modo eh, che mi allarma è la scomparsa di quell'altra figura, come dire, terza, cioè di quella figura che ha il grillo, il grillo parlante, che ha la possibilità. Oggi grillo parlante non si può quasi più dire dato quel, dato quel grillo letterale, <ride> no. ma quello che veramente, quello che, che veramente pone i. Problemi sostanzialmente. Quindi è una voce libera, è una voce scomoda, è una voce conflittuale spesso, che trae la sua forza dal fatto che ha un pubblico che l'ascolta e che compra il giornale su cui scriverà sostanzialmente. Eh, guardate, questo è qualcosa che è venuto meno. Cosa abbiamo il XX secolo è stato un secolo, tra l'altro, di scrittori intellettuali, nella sua seconda metà soprattutto. Oggi abbiamo de degli scrittori intrattenitori e questo è un grandissimo, è un grandissimo problema è un grandissimo problema. Se posso chiudere con una frecciata ad Antonio Scurati, a me io lessi la prima intervista di Antonio Scurati su Repubblica a Simonetta Fiori nel quale lui diceva che il suo libro M era scritto per chiudere per fare i conti con l'antifascismo e chiudere con l'antifascismo, perché l'antifascismo era defunto. Due mesi dopo Repubblica si come dire, intestò il libro in qualche modo e lui rilasciò una seconda intervista a Repubblica in chiave antifascista. Allora attenzione, perché se dovessi indicare chi veramente combatte questo, eh, questo, i pericoli della società italiana di oggi, non metterei il nome di Antonio Scurati, nonostante sia un mio antico amico. Grazie, grazie soprattutto per la sincerità del processo, anche se devo dire che eh, tu dicevi bene c'è un problema anche di, di immaginazione dietro no, che manca, che non è solo letteraria ma è anche politologica secondo me. Ah certo, le due cose, le due cose vanno assieme. Eh, di qui vo volevo tornare proprio a Nadia su questo problema. Eh, la democrazia tu lo scrivi molte volte, la democrazia non è né un mito né un'ideologia, ma è una pratica sociale che si costruisce giorno per giorno con i suoi pregi, l'enfasi dei diritti, con i suoi difetti, la lontananza di ciò che diciamo e di ciò che pratichiamo, un conto è un diritto, un conto è un fatto. Ma c'è anche un'attenzione all'interno delle democrazie, cioè una democrazia non vive senza un'eccedenza rispetto al presente, no? Adesso, senza evocare l'utopia, ci sono comunque delle scelte individuali e delle scelte collettive da cui non possiamo prescindere. Vado in soldoni così ci capiamo. Beh, insomma, abbiamo qui il nipote di Nuberto Bobbio, insomma, ma destra e sinistra mica, mica sono confondibili. Tu prima dicevi prima o c'è Biden o c'è Biden, ma perché? Perché vuol dire che qualcosa in questo dualismo è saltato o è ancora prezzo? Cioè c'è un'eccedenza che ci indica una prospettiva anche. Ma non solo destra e sinistra a livello di scelta individuale, ma anche a livello di scelta collettiva, ci prepariamo ad elezioni europee, ci sono dei partiti che dicono meno Europa, allora uno dice ma perché te presenti? Insomma, no, eh? Diventa una contraddizione in termini. Eh, e io credo che poi ci, tor ci torniamo sul problema Europa, ma mi interessava sapere come il politologo si rapporta con questa eccedenza <ride> che la politica deve avere. Il politologo non si fa questa domanda, quindi io non sono la politologa, per cui i politologi sono dei positivisti, ah. eh, raccontano e analizzano, eh, misurano e fanno previsioni di breve tempo, eh, questo è quel che fanno. C'è un lavoro più teorico da fare che questo manca, probabilmente sempre di più perché viene assorbito dalla. Eh, ma tu fai quel lavoro teorico? Eh, sì, perché è per, importante ah, eh, questo politica. lavoro. Perciò lo dico. Ecco. allora. Ehm, Perciò l'ho fatta a te la domanda sull'eccedenza. Esatto. Allora direi l'eccedenza. Cominciamo anche io da un po' lontano, perché mi piace le cose da lontano. Eh, invece di parlare di destra e sinistra, io parlerei di maggioranza e opposizione. Perché è questo il tema di oggi. Non è che l'opposizione sia solo di sinistra, e non è che la sinistra abbia l'opposizione. C'è cioè, opposizione e maggioranza. La democrazia è un sistema di conflitto tra due parti almeno. Almeno. Possono essere molti partiti, ma le due parti, chi governa e chi non governa, chi ha la maggioranza e chi non ce l'ha. Questo, questo discrimine è la democrazia. La democrazia non è la maggioranza. È una, la, la maggioranza è una regola che noi usiamo per stabilire chi momentaneamente governo. governa con l'autorizzazione dei cittadini. Questo è fondamentale. Perché lo dico? Perché per accettare questo... Io parlo di Europa, anche gli Stati Uniti. L'Occidente ci ha impiegato qualche migliaio di anni. Non è che sia facile. Pensiamo a un grande autore americano, um, teorico e storico politico, che è Richard Hofstetter. Scrive dei libri molto belli su questo e ci racconta come è stato difficile accettare che ci sia un'opposizione. Negli Stati Uniti ovviamente, perché la Repubblica, se nasce, deve essere la Repubblica inclusiva di tutti. Come si fa ad accettare che una parte non accetti l'altra? Allora, che Repubblica è? Si chiedono i fondatori della Repubblica americana nel XVIII secolo. Quindi, il processo dal Settecento fino, nel caso americano, all'inizio del XX secolo: è come accettare una opposizione legittima. Quindi non un'opposizione che vuole far saltare il tavolo, ma che ha le stesse regole del gioco, entra in contrasto con tutti i mezzi che ha legali, quindi manifestazioni, dimostrazioni, l'uso dei, dei media, l'uso dell'organizzazione politica e sociale, per poter contrastare chi governa, controllare chi governa, come diceva il grande Bobbio, far sentire il fiato sul collo a chi governa, per poter essere così forte da eh, sfidare alla fine. Del mandato, eccetera, eccetera. Questo è stato difficile da ottenere. Cosa vuol dire opposizione legittima? Opposizione legittima vuol dire appunto stare alle regole ma senza essere subalterni. Stare alle regole con l'idea che la regola ti dovrebbe consentire di avere un'idea di paese o di portare un'idea di paese a tua volta. E che questo sia accettato e che questo sia eh, anzi vitale, quello che noi vediamo oggi. Non è tanto la destra e la sinistra, secondo me, il problema, ma c'è anche quello, ma questo è più urgente, a mio parere, è che la maggioranza si dia, ma questo in, tutti, in molti paesi, vediamo con Trump che addirittura voleva fare il colpo di Stato, piuttosto che andarsene a casa, che la maggioranza si arroga il diritto di dire io sono il popolo. Cioè che la maggioranza faccia il salto mortale oltre la delega, oltre l'autorizzazione la, diciamo, per, per voto, e dica no, no, Siccome la democrazia vuol dire maggioranza, se io sono la maggioranza, se io sono il popolo, io sono la stessa cosa. E questo è il rischio che noi abbiamo oggi. Quando il, un capo di un governo o di una maggioranza si dicano il popolo, si dicono io sono te, questo è il rischio enorme perché significa che gli altri non sono parte. Sono quegli altri contro contromodi di, sono i nemici, sono quelli che ci infettano, come dice Trump, o sono come si legge oggi sui giornali dei ragazzi che hanno manifestato a Roma, sono, eh, ha usato una parola terribile una persona che non mi ricordo chi era, eh, Sterco. Cioè, non, non, ovvero chi contesta è. Eh, eh, strame, una cosa orrenda, ha usato una parolaccia veramente bruttissima, cioè chi non accetta e non parte del popolo. Questo è questo che noi vediamo oggi e per questo, a mio parere, è ancora più fondativo il problema, perché democrazia destra e sinistra è una lotta politica tra due paesi, ma qui è proprio di fondamento, perché vuol dire che la democrazia prende una forma che non è sua, è la forma di chi governa. È la forma di chi ha il potere della maggioranza. Ecco l'ipermaggioritarismo. Posso tradurre eh, il linguaggio sì. queste cose. Io cose sono rimasto. Ma era difficile? Eh? No, no. Molto colpito, molto colpito da, dalla festa della Repubblica, dove vedevo Mattarella che parlava della Repubblica, il Presidente del Consiglio che parlava della nazione e della patria. E, mi ha colpito molto questa cosa perché, evidentemente, questo vocabolario nascondeva il dualismo di cui tu parlavi. Ma c'è ancora di più. Prego. Eh, il fatto che eh, chi vuole fare la riforma, poi non parliamo di riforma, non ho nessuna intenzione. Ma per fare un esempio, la riforma della Costituzione addirittura eh, si dice un altro 2 giugno. Ovvero si riscrive non tanto la regola o comunque alcune parti di quella Costituzione, ma ci si rifonda. Si va al 2 giugno, cioè si dichiara che c'è un'altra Repubblica in attesa e che quella Repubblica è la vera e se lo dice il popolo, accidenti. Quindi si vuole il plebiscito sulla vera Repubblica. Questa è la democrazia maggioritarista di cui parliamo. In America è rappresentata benissimo da Trump, lo dice ogni giorno perché noi siamo. Il vero popolo, quelli che ci hanno governato prima e che ci governeranno dopo sono delle apparizioni, delle comparse, ma non sono il vero popolo, noi lo siamo. C'è questa, questa reificazione del popolo, il popolo che diventa cosa, e che io sono il popolo, che oggi è, è nel, sulla bocca di, di, di tutti coloro, quasi di tutti coloro che governano nei nostri paesi. Grazie. Come avete visto Nadia non ha peli sulla lingua, mi dice subito da che parte sta lei <ride> e quindi non crea equivoci. Eh, certo. Si sta dalla parte dove c'è la libertà. Io non posso stare dalla parte, non posso votare una carta bianca di una, su, su un cambiale in bianco sapendo che l'esito sarà che se io la penso diversamente devo tacere o andarmene ma chi fa un contratto del genere ma voi fareste un contratto che vi dice votate per me, poi ci penso io e vedrete che, e eh no è, eh. perché io, è la mia vita eh, cioè la leadership e il governo possono fare tanto male il potere fa male quindi usarlo in una maniera assoluta o usarlo in una maniera maggioritarista è un, dramma, è un dramma per tutti per cui io mh, mi dispiace non posso accettarlo quindi non sono di parte, sono veramente una partigiana della Repubblica a tutti noi. Come fa un indiano ad essere partigiano della Repubblica? Allora, mi ricollego a quello che diceva Nadia, che mh, vale per l'India, anzi mh, forse l'India da questo punto di vista può aprire una finestra sul futuro di tante altre situazioni. Uh, tradotto in termini, non la prendo alla lontana questa volta, tradotto in termini sul presente, vicini, modi che identifica se stesso con la nazione indiana, con la sua idea di nazione indiana, tutti gli altri sono appunto infiltrati come li ha definiti. Prima e la comunità musulmana in India si parla di 200 milioni di persone, non poche. Cosa ha fatto? Da quando è stato eletto primo ministro per la prima volta nel 2014, parliamo solo di due o tre atti simbolici, ha ricostruito il Parlamento, l'edificio del Parlamento indiano e l'ha inaugurato con una cerimonia che erano presenti i sacerdoti induisti, in cui lui era vestito da sacerdote e ha ripreso come cerimoniale di inaugurazione lo stile di cerimonie hindù medievali. Scusate, preciso una cosa. Tommaso ha studiato modi già da prima che era presidente, eh, quindi mi è capitato eh, così. Ha, ci ha ho fatto, ho fatto, fatto <ride> un <ride> lavoro molto grosso su questo, quindi già da prima che si candidasse a presidente sì, dell'India, sì, sì, quindi lo conosce bene. Più. Era solo una precisazione, vai. Poi cosa ha fatto? Sempre dal punto di vista simbolico, uno dei luoghi più controversi nell'India contemporanea dagli anni 90 è una moschea che, secondo gli induisti, era stata costruita sopra un vecchio tempio indu che era a sua volta costruito sul luogo natale del dio Ram. La moschea è stata, era già stata attaccata nel 92 e mezza demolita, e da quel momento in poi era stata chiusa. Modi ha riaperto il cantiere della moschea per finire di raderla al suolo e nel gennaio del 2024 ha inaugurato un tempio dedicato al dioram, il tempio del luogo natale del dioram. Eh, cosa ha fatto in termini concreti? Ha cancellato eh, l'atto costituzionale che eh, manteneva la regione del Kashmir, che è l'unico Stato dell'India a maggioranza musulmana. Era una regione a statuto speciale per tutta una serie di motivi, è una regione molto in conflitto. Lui ha tolto lo statuto speciale del Kashmir, aumentando se possibile ancora di più eh, la presenza militare nella regione. Il Kashmir oggi è la regione al mondo con il più alto tasso di militari per popolazione civile. Eh, e questo a livello simbolico, a livello pratico. Lui decide in maniera autocratica sempre e comunque in nome del suo essere il rappresentante della nazione, del suo essere l'unico vero interprete di cos'è la nazione. Io mondiana. sono il popolo. Io sono il popolo e lui parla per sé, distribuisce, durante la campagna elettorale la gente si mette la maschera di Modi, ci sono già dal, dal 2007 i, gli attivisti di Modi, vanno in giro con delle maschere di carta che riproducono il suo viso. Um, le sue decisioni prese spesso uh, in maniera anche um, improvvisa, lui ama far vedere, costru ha costruito la sua immagine di un uomo uh, pratico, l'uomo che prende decisioni anche su decisioni comunicate. In maniera improvvisa. Nel 2017 poi chiudo, è andato in televisione alle 9 di sera con un messaggio a reti unificate. Per dire da mezzanotte in poi, tutte le banconote da 500 e da 1000 rupie verranno ritirate dal mercato. Ed era l'80% della, della moneta circolante all'epoca. Cosa vuol dire? Vuol dire che da mezzanotte in poi, c'è cioè tre ore dopo, la maggior parte delle banconote non avevano più nessun valore, erano carta straccia. In un paese dove più della metà della popolazione ancora non aveva un conto in banca, questo ha significato un blocco totale dell'economia con persone che, visto che tutte le transazioni avvenivano insomma, in moneta contante, così, che si sono trovate da un giorno all'altro senza soldi. E per mesi ci sono state code, code ai bancomat. Il livello di povertà e di morti per fame anche è aumentato in quei mesi lì. Eh, però questo nonostante questo, la sua immagine ne è uscita rafforzata, perché lui è l'uomo che prende decisioni, fa vedere che risolve i problemi da un giorno all'altro. Esatto. E, quindi cosa ci aspetta? Eh, se, Modi se Modi verrà rieletto. Gli scenari si aprono, sono molteplici e molto brutti. Mi veniva in mente l'altro giorno sentivo un dibattito in Italia, si discute sempre di demografia, l'Italia è un paese in recessione demografica e questo in mano alla destra diventa discorsi che aprono a termini spaventosi come sostituzione etnica o qualche anno fa un Presidente del Senato disse c'è il rischio di meticciato in Italia, come se fossero sempre... Minacce per il futuro. In India i sostenitori di Modi e il partito di Modi hanno coniato il termine Love Jihad per far vedere come in realtà c'è un piano da parte dei musulmani attraverso matrimoni misti di convertire il maggior numero di donne indù per produrre più figli musulmani e piano piano arrivare um, alla sostituzione, appunto arrivare ad essere la maggioranza della popolazione. Questo per dire che la, ed è un. Per me rimane uno dei grandi temi aperti delle democrazie di oggi, vale in Italia, vale in India e vale in tanti altri paesi. Alla fine in termini pratici, per esempio, il, eh, i risultati economici, i risultati in termini di politiche pratiche del governo quando si va al voto contano meno di molti discorsi che invece vanno a puntare sull'identità, sul rischio di perdere l'identità o di diluire la propria identità nei confronti di altre minacce che arrivano dall'esterno. L'India dal punto di vista economico, nonostante modi la racconti diversamente, non va bene. Non va bene e di, i tassi di disoccupazione sono aumentati moltissimo negli ultimi anni. Ciò nonostante la paura dell'altro che avanza, della nazione che si diluisce, che perde la propria identità a confronto invece di una persona che ne garantisce in qualche modo l'integrità, forse vincerà di nuovo. E... Speriamo di no. E, e, però c'è un'obiezione che di solito, io non so se tu l'hai mai sentita, ma in ambito degli antropologi mm. che pensano che poi l'Occidente fa tutto schifo, eccetera, eccetera, è una mania un po' diffusa questa, eh, ahimè. Eh, insomma, viene, dice, ma ora ci mettiamo pure a, a giudicare l'India, no? Said direbbe, non è ancora una maniera di fare orientalismo. Mm. Cioè, tu cosa rispondi a chi ti oppone queste cose? Allora, una, risp... una nuova egemonia dell'Occidente. Tu cosa rispondi? Allora, io rispondo che mm, in parte è vero, ma mm, bisogna fare dei distinguo, se ne dovrebbero fare molte. Allora, il primo è ehm, non far finta di essere chi non si è. Cioè, io sono uno studioso storico europeo bianco che arriva da un contesto socioculturale, economicamente e culturalmente privilegiato e non sarò mai. Come gli indiani delle caste marginalizzate che studio e con cui vado a passare il tempo in India. Detto ciò, questo non mi impedisce di esprimere dell'analisi su come sta funzionando e come sta andando la società indiana in questo momento e di provare a mettere in comparazione il sistema politico indiano con quello di altri paesi, soprattutto in un momento di metamorfosi, per riprendere il tema di questo festival, democratica che non, è, non riguarda solo l'India. C'è anche un altro elemento che è rischiosissimo, che in questo momento è in mano totalmente alla destra induista, che è quello di dire voi che siete europei non potete parlare. Allora, le macchie, le colpe del colonialismo europeo in giro per il mondo mh, ce le portiamo ancora dietro e non sono state del tutto sciolte, ci sono ancora tanti, tanti elementi che andrebbero discussi e portati alla discussione pubblica. Ma se questo diventa l'argomento per cui nessun non indiano può parlare di politica indiana, allora è molto rischioso. Il ministro degli esteri di Modi, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, invitato a parlare in Europa in un consesso internazionale molto importante, gli è stato detto: beh, però l'India continua a comprare grano dalla Russia, non approva eh, le sanzioni. E lui ha risposto esattamente così, dicendo: Voi avete colonizzato il resto del mondo per centinaia di anni, adesso. State nel vostro, non mettete becco in quello che decidiamo di fare noi, che se vuoi è una dichiarazione di indipendenza e autonomia legittima ma con un'argomentazione molto scivolosa. Certo, certo. E il dramma delle nuove relazioni tra civiltà, questo è un dramma molto forte che ci interessa non solo a livello politico ma anche a livello antropologico più profondo. Credo che ne parleremo domani pomeriggio, ma non c'è il tempo per fare tutto, soprattutto quando l'oggetto è la metamorfosi. Volevo tornare un attimo a Gabriele sul, sul problema dell'eccedenza, mm -hmm. dell'eccedenza della democrazia, sulla pluralità di voci, il dare voce agli assenti, ma la situazione italiana l'hai già descritta, o almeno l'hai fatta immaginare. Ma insomma, se uno poi viene da te e ti dice, vabbè, ma io oltre al libro che hai scritto con Nadia Orbinati, cosa mi devo leggere per accrescere e dare eccedenza al mio senso di democrazia? Cioè ci sono degli scrittori che in qualche modo ci orientano in questo terribile momento di metamorfosi sostanziale che a questo punto diventa regressivo rispetto e pessimistico rispetto alle considerazioni che stiamo facendo. Cioè diamo un po' di speranza pure al pubblico, se no come fa? Nati ha detto che comunque bisogna andare a votare e bisogna scegliere, è già è una cosa. E per grazia sua, grazie a lei lo ripete anche di fronte a qualche filosofo italiano che fa un po' troppo il... No? Eh, eh, un po' di puzza sotto al naso, insomma, arriva lei e dice no, ma ormai qua l'emergenza è tale che non possiamo tanto stare a sofisticare, io sono d'accordo. No, sono d'accordissimo. Ma ci sono delle letture, cioè se tu arriva uno studente e io voglio capire di più, eh, che scrittori mi indichi, chi devo leggere, cioè io me la sento fare quando mi dicono ma gli antropologi di oggi cosa fanno? È ecco. una grande domanda, è una domanda difficilissima. È una domanda difficilissima perché cioè tu che leggi? Ecco, eh, Tacci io... indicazioni sì, 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 bibliografiche. Sì, sì, sì. No, ma voglio dire, non ho difficoltà a dirti un po' di nomi di scrittori che io apprezzo italiani, non so, da Emanuele Trevi a Paolo Di Paolo, ad Andrea Baiani, eh, Marta Barone, diciamo, ci sono scrittori, questi sono su 30 anni, no? generazioni molto diverse e io 30 anni, cioè dai trentenni ai sessantenni. Che io apprezzo molto e ci sono, cioè la letteratura italiana è viva, c'è magari un problema di comunicazione: cioè adesso, Trevi ha vinto un premio Strega, no? ma con la sua eccezione, gli scrittori italiani bravi fanno più fatica eh, ad emergere perché sono schiacciati da un eh, come dire, da, da, da una logica imprenditoriale la loro, la, del, me, del mega seller. Qual è la loro prospettiva? Però esattamente qual è il grande problema? E questo è un problema guardate, gigantesco ed è in parte un problema degli scrittori italiani e non solo italiani, ma è cioè, un problema, come dire, più generale. Tendenzialmente una serie di grandi questioni sono scomparse dal radar. Sono scomparse dal radar, cioè è, è molto difficile per uno scrittore metterle a fuoco. E questo. Come dire, eh, possiamo, per me è più facile provare a vedere una serie di, di cause. Una causa, naturalmente, è la logica del mega seller del, eh, che seguono gran parte delle grandi case editrici, se non altro. No? Una volta si costruivano gli autori. Costruire un autore vuol dire, ma è come una volta si costruiva un progetto politico, non i piani quinquennali, i piani ventennali, lo statista era quello che guardava la generazione successiva, che fine hanno fatto? Ormai i politici guardano al tweet successivo. E così tendono a fare gli scrittori. Cioè gli scrittori tendono a posizionarsi molto nel presente. E, e così fanno gli editori. Ovvero io devo pubblicare un libro, questo libro deve rendermi immediatamente. Guardate, nessuna editoria dignitosa rende in questo modo. L'editoria. Un'editoria dignitosa, buona, eccellente, costruisce gli autori poco per volta, li, allie, li alleva, li fa crescere, familiarizza il pubblico con loro e così riesce a fare la cosa che devono fare gli scrittori, cioè non dare al pubblico quello che il pubblico si aspetta, dare al pubblico quello che il pubblico non si aspetta. L'eccedenza esattamente, che è un'eccedenza di pensiero, di generosità, di prospettive. Ecco, questo è un grandissimo problema della cultura italiana eh, di oggi, cioè il fatto di. Aver accettato di essere messa in una serie di categorie o di, o di eh, come dire frames, squadrati, già, già identificati. Allora, su questo posso dirvi: cioè, per me questo è interessante, perché io ho 50 anni, ho fatto in tempo in punta di piedi a vedere la grande politica novecentesca, sono in qualche modo rimasto. Rimasto legato a quell'esperienza, anzi, posso dire che quando scrivo, quando faccio il mio secondo lavoro, che è quello di narratore, una parte del mio, del mio lavoro autoconsapevole è quello di cercare di fare una seduta spiritica in una casa che è rimasta vuota, ma in qualche modo ancora infestata. Perché quei ricordi, quel mondo che ho visto diverso c'è ancora. Ecco, devo dire, la generazione che è arrivata dopo, dove ci sono eccellenti scrittori, questa dimensione sociale, politica, larga tende a in moltissimi casi, a non vederla o a ignorarla. Cioè, eh, è un, eh, gli scrittori di oggi, con la letteratura, diciamo così, cosa si fa con la letteratura? Ci divertiamo a seguire delle storie, ma capiamo delle cose, okay? C'è una funzione, come dire, di comprensione della letteratura. Allora, io vedo degli scrittori eccellenti che capiscono molto su di sé, che è una cosa, come dire, notevolissima, illuminare l'io, il proprio io. Immaginate tutta questa tendenza che ci sono di scritture autobiografiche, memoir, autofiction, come si dice, io invento sul mio io biografico, riescono a capire delle cose su di loro straordinarie, ma la società è scomparsa, il collettivo non c'è più. Allora però quello che voglio dire è che è colpa di questi scrittori o è colpa, come dire, di un sistema attorno a loro. Allora, da questo punto di vista devo dire che trovo molto interessante, a livello, come dire, anche a livello internazionale, una serie di scrittori che sono grandi scrittori, ma che hanno nelle forme sghembe che può avere oggi delle radici marxiste e che per questo provano realmente a guardare fuori. Per esempio una grande scrittrice americana che si chiama Rachel Kushner, Rachel Kushner, che è una grandissima scrittrice, che ha scritto un libro che si chiama I lanciafiamme, uscito anni fa da eh, Ponte Alle Grazie, un libro bellissimo che tra l'altro ha una parte molto lunga, 150 pagine ambientate nell'Italia degli anni 70, dell'estremismo politico degli anni 70, ma è una storia che comincia all'inizio del XX secolo, che è una storia della motocicletta, del caucciù. e eh, come dire, ricostruisce il nostro mondo attraverso la narrazione, non fa un reportage alla Saviano. Attraverso la narrazione costruisce una storia che spiega come funziona il nostro mondo globalizzato. Allora lei mi colpisce, devo dire. Ecco, quando leggo Regel Cushion dico, ecco qualcuno che riesce a sorprendermi, a portare un elemento di eccellenza. Poi il suo libro ha cioè, delle parti un po' più scombinate, ha un finale che non funziona. Però accipicchia, lì io riconosco alla letteratura quella capacità di illuminare, di farci vedere delle cose che noi non conosceremmo altrimenti ecco questo è un problema della letteratura francese della letteratura americana, della letteratura tedesca insomma per quanto ne leggo non è che gli italiani sono più indietro degli altri eh, devo dire personalmente farei, mi sono dato come, come principio di non leggere più libri di autofiction o di memorie autobiografiche degli scrittori perché si pubblica solo questo l'anno scorso il premio strega che non è che indica il meglio della letteratura italiana ma dà un senso se non altro dei trend quattro libri su cinque della eh, come dire, cinquina finale, erano non storie di invenzione, il libro di storia di invenzione era il libro peggiore dei cinque, ma i quattro libri su cinque eh, erano storie che raccontavano del papà, della mamma, eh, di se stesso, la biografia di una persona che avevano conosciuto, cioè come se fosse scomparsa quella capacità mitica che eh, io chiedo alla narrativa, alla grande narrativa, che deve avere, come dire, una capacità di demistificazione degli altri miti e... Mitopoietica, di costruzione dei propri miti sostanzialmente. Allora, questo non lo vedo spesso, questo è molto raro. Nel Novecento lo era molto di più. Allora, posso dire che, da questo punto di vista, leggo tantissima letteratura contemporanea perché, insomma, fa parte comunque della mia curiosità per il mondo presente. Però forse sto invecchiando, però negli ultimi anni devo dire che riscoprire scrittori del Novecento, del tanto Novecento che non conosco e che non ho letto, scrittori polacchi, eh, tedeschi, francesi che non ho mai letto, beh, insomma, che soddisfazione mi dà spesso rispetto a un presente che per me da questo punto di vista è diventato prevedibile. L'eccellenza allora, eh, che cos'è? Sor è, è, è sorpresa, capacità di guardare le cose in maniera diversa. Cosa ci rovina? I corsi di scrittura creativa, basta con i corsi di scrittura creativa. Gli editor che intervengono sui libri degli scrittori e li fanno tutti, come dire, tutti pulitini ma tutti uguali. Ecco, da questo punto di vista, la letteratura americana, che è la letteratura dove c'è sicuramente più professionismo a livello, del, a livello mondiale oggi, ma da. 40 anni e anche la letteratura che più mi annoia. E gli scrittori italiani purtroppo cosa fanno? Imitano la letteratura americana letta in traduzione italiana. Dunque anche quegli elementi linguistici divertenti, quei giochi che ci sono e che non sempre possono passare, certo non passano soprattutto quando si pagano 4 euro a cartella eh, i traduttori dall'inglese, come fanno alcuni editori per far quadrare i conti. Allora lì vi assicuro che... L'inglese che arriva è una parodia dell'originale, ma anche l'originale, quando leggo l'originale, mi delude negli elementi proprio che sono più prevedibili. Ah, ecco, guardate, sembra una serie televisiva. Ah, ecco. Qui è arrivato il punto che mi sorprende, qui eh, eh, immediatamente eh, sto palpitando per questo personaggio che prima mi era antipatico perché ho scoperto le sue motivazioni, ma è tutto è chiaro, è un manuale di scrittura. Ah, che bello i libri un pochettino imperfetti, ma vitali, i libri imperfetti, come non so, Moby Dick. È un libro scassatissimo, diciamolo. Eh, nessun editor di oggi lo lascerebbe passare in quel modo, ma è meraviglioso proprio nelle parti che sono più scassate, secondo la logica dei manuali di scrittura e dei. E degli insegnamenti contemporanei. Hai ragione. Una domanda a tutte e tre veloce che mi viene proprio dall'ultima provocazione ricevuta da Gabriele. Ma siccome queste grandi scritture, questi grandi autori nascono comunque, come diceva Margaret Mead, quando uno è scontento di sé e della società, no? E dico, ma non è che noi cominciamo a essere poco, troppo scontenti di noi stessi e poco della società? Non dobbiamo essere più incazzati nei confronti della, della società per produrre letteratura comparativa più seria? Velocissima. Secondo me, questa è, è una grande. È la grande una grande domanda. Dunque, la società che oggi sembra così diversificata, varia, in realtà non lo è tanto da guardarci bene, se ci, se ci pensiamo. Allora, io mi occupo solo di politica e di teorie politiche, quindi queste cose non le conosco, però vedo una cosa che è questa. Cosa vuol dire che sono nostre le, le nostre democrazie sono democrazie del 50%? Cioè vanno a votare il 50%. Chi va a votare, e, e, e propongo di studiare chi va a votare, non chi non va a votare, perché se studiamo chi va a votare capiamo, capiamo questa uniformità di interessi, di organizzazioni, siamo tutti associati, organizzati in qualche modo, noi qui e altrove, coloro che stanno fuori, che non vanno a votare o che non, non andrebbero mai, non li conosciamo, ma hanno un mondo. Il fatto è che questo mondo sta fuori dai nostri radar, perché sta fuori dagli interessi collettivi, diciamo così. Ecco, occorrerebbe che quel mondo diventasse centrale e ci smettessimo di guardare solo il nostro ombelico, cioè alle nostre interessi, alle nostre classi, va benissimo, però se non ci sono gli altri, prima o poi anche il nostro mondo buono o discreto, beh insomma rischia. Quindi, e poi, poi c'è diversità. Eh, quella diversità che da noi non c'è più, cioè siamo tutti professionisti, siamo tutti lavoro dipende eh, dipendente ma stabili nel tempo, abbiamo degli interessi ben organizzati e delle associazioni che ce lo rappresentano, votiamo per i partiti che in qualche modo ci accontentano, eccetera, tutto il resto non c'è. E quel tutto il resto, questa eccedenza che oggi manca. A mio parere, quindi, non solo per la letteratura, ma anche per la politica, questo è un, un insomma la sfida. Io dicevo, non letteratura, dicevo letteratura intellettuale in senso lato. Sì, 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 insensolato, insensolato che è in senso lato. Eh, Tommaso, c'è un'eccedenza indiana, cioè ci sono scrittori, adesso non voglio fare i nomi, ma insomma mi vengono in testa Martia Sen, eh, so, Lanus Baun. Eh. Ci sono queste eccedenze in India che cominciano a respirare altro? Sì. Um... L'anno scorso, parlando di letteratura, il Booker's Prize è stato vinto da una scrittrice indiana che scrive in hindi, finalmente. È stato un, è stato, il premio l'ha vinto la traduzione inglese, ma il libro originale era in hindi. E questo ci dimostra due cose: che la letteratura nelle lingue vernacolari è vivissima, ed è quella che viene letta in India molto più che dai mercati extra-indiani. La cosa interessante è che il libro poi è uscito in traduzione francese, ma la traduzione francese traduce l'inglese perché c'è ancora poco l'idea che si deve andare a studiare, a studiare le lingue. In italiano, per fare anche un po' di pubblicità all'amica che l'ha tradotto, è uscito invece nella traduzione dall'originale in hindi, con ah. una traduzione fantastica. Il libro vedi, è, vedi è... uscito. È, non me lo ricordo, ma ve lo dirò entro la fine dei 14 secondi. Um, il libro è un libro, mh, come dicevi tu, che probabilmente nessun editor in Italia avrebbe fatto passare così com'è. È un libro involuto perché la lingua hindi è anche una lingua che permette tantissimo gioco sul linguaggio, sulla semantica e tutto, ma è un libro bellissimo, quindi ne consiglio la lettura. Uh, chiudo il mio pezzettino con una nota, se volete, sempre parlando di India, visto che si diceva chi vota, chi non vota, c'è una parte che è nascosta e una parte che non è nascosta, se c'è una nota positiva sulla situazione politica indiana oggi... E che esiste ancora la protesta, esiste ancora il sentimento di persone che non contano niente di scendere in piazza e reclamare e chiedere allo Stato qualcosa. E questo ogni tanto ha anche funzionato: l'India è l'unico caso che mi viene in mente in questo momento di democrazie che ha, in cui recentemente il primo ministro, che è un autocrate, ha dovuto bloccare una proposta di legge per le proteste che c'erano in piazza, e questo è successo due anni fa. E quindi quella, quella vitalità lì esiste ed è una vitalità che non è perché lo Stato è debole, è una vitalità che perché vede da un lato lo Stato come una soluzione a problemi e non come un problema, un fastidio che ci, ci limita le vite. E dall'altro vede come un diritto nonostante incarcerazioni, nonostante eh, repressione del dissenso, nonostante... Appunto, sparizioni di giornalisti, tutto rivendica il diritto di scendere in piazza e chiedere che lo Stato si occupi delle persone. E questo è qualcosa che ci fa comunque dire che c'è qualcosa ancora da cui forse possiamo imparare. Meno male. Meno male. <ride> Io credo che da queste giornate dedicate alla metamorfosi questo dibattito si sia inserito in maniera molto forte perché la metamorfosi, come avete capito, è cambiare prima se stesso e poi il mondo. Quindi credo che, io non ho consigli da dare, ma se dovessi trarre una conclusione da questo dibattito è che ci dobbiamo tutti un po' arrabbiare per entrare in quell'immaginario dell'eccedenza dell che aiuta le democrazie e forse ci aiuta anche a livello personale. Grazie a tutti e buona continuazione con Vicino Alta.